Ho 23 ore a disposizione, ormai meno, 21, e le sfrutterò tutte per visitare questo posto che non ho mai visto e sono molto curiosa di scoprire. Vediamo cosa riuscirò a fare in queste ore. Sono atterrata all'aeroporto di Singapore alle 3:30 di mattina, orario locale, il che non è abbastanza tardi in Italia praticamente per provare a dormire un po', ma non è neanche abbastanza un orario decente per uscire a visitare la città perché praticamente fuori è buio. Quindi cosa ho fatto? Ho provato a dormire un po' qui in aeroporto, tentativo un batte disperatissimo completamente inutile. Adesso il sole è sorto e ho detto vabbè, dai, si va a visitare la città. Ho 23 ore a disposizione, ormai meno, 21. Ovviamente devo arrivare prima in aeroporto per fare il check-in, quindi facciamo una quindicina di ore e le sfrutterò tutte per visitare questo posto che non ho mai visto e sono molto curiosa di scoprire. Vediamo cosa riuscirò a fare in queste ore. Quando siamo uno scalo lungo a Singapore si può tranquillamente uscire dall'aeroporto. L'unica cosa che bisogna fare prima è passare per l'immigration. Qui si fa il controllo appunto del passaporto e ti danno il permesso di uscire e ti suggeriscono di tornare 2-3 ore prima del tuo prossimo volo. E quando ci si presenta qui bisogna aver compilato la Singapore Arrival Card, che è un documento che trovate online, ve lo linkerò qui sotto al video, e vi dà il permesso di uscire e poi di rientrare. Tutto qui, niente di più. Il primo quartiere che visiterò stamattina è quello di Chinatown. Qui c'è un'umidità incredibile, quindi ora mi addentro alla scoperta di questo primo posto e poi si procede. Mi aspetta una lunga giornata. Questa era la prima volta che entravo in un tempio buddista e devo dire che sono veramente contenta perché sono anni che dico di voler approfondire un po' questa religione che ha dei valori e delle credenze in cui io mi rivedo tantissimo e niente, è stato un bel primo approccio. Poi in futuro sicuramente approfondirò perché secondo me è una delle religioni più interessanti che abbiamo e dobbiamo assolutamente scoprire. Io sono dell'idea che il modo migliore in assoluto per scoprire una città, un posto nuovo è farlo a piedi, quindi ho deciso di non prendere la Singapore Card, cioè quella lì per i trasporti, di provare a fare tutto camminando. Me ne pentirò? Forse sì, arriverò sicuramente pezzata in aeroporto stasera, ma ho un cambio apposito e quindi niente, si cammina! Dopo più di mezz'ora a piedi ho raggiunto la mia seconda destinazione, che è i Gardens by the Bay. Adesso entro a visitare i giardini. Questo sono abbastanza sicura sia nella mia lista dei 100 posti da vedere prima di morire. Penso in questo viaggio spunterò un bel po' di cose. Volendo si può anche percorrere tutto il ponte che passa tra gli alberi, però questo è a pagamento, mentre i giardini sono gratuiti e se non sbaglio dovrebbero essere 14 dollari per percorrere il ponte e invece 10 se si vuole solo salire su una torre, almeno questo è quello che ho capito. Io per oggi non lo farò perché voglio cercare di fare tutta questa giornata a Singapore con 50 dollari e quindi cerco di risparmiare. Comunque anche da giù i giardini sono bellissimi, quindi vale la pena a prescindere, anche se non si sale sul ponte. Tra le varie regole e imposizioni del governo singaporeano c'è quella di non fare i grattacieli troppo alti, cioè in particolare non devono superare i 280 metri, che voi direte, ah quindi sono piccoli? No, in realtà sono giganti. E sono tantissimi, penso che renda l'idea. E niente, questa è una delle 1001 regole che ci sono qui. Poi ve ne racconto qualcun altro. Ci sono un bel po' di curiosità simpatiche su questo posto. La Singapore Flyer, cioè quella ruota panoramica lì, è la più alta del mondo e misura 165 metri in altezza. Secondo una leggenda abbastanza lunga e noiosa che non sto qui a raccontarvi, Singapore è detta la città del leone, infatti è il suo simbolo, ma i suoi abitanti più recentemente l'hanno soprannominata la città delle multe,
proprio perché praticamente qua ogni sgarro che fai ti becchi una bella multa salata e devi pagare un sacco di soldi, quindi state sempre attenti veramente, perché ne ho sentite di tutti i colori, alcune sono molto simpatiche, tipo quelle delle gomme da masticare che non puoi assolutamente portare qui. Se mai visiterete Singapore, ricordatevi di scaricare quando andate al bagno, anche nei bagni pubblici, perché per una cosa del genere si potrebbe avere una multa di $1000. Io la eviterei. E niente. Per mangiare cibo tipico qui a Singapore è assolutamente consigliatissimo venire in uno dei suoi hawker center, cioè questa specie di centri commerciali all'aperto dove ci sono tutti i localini uno accanto all'altro. Mangiano tante cose tipiche, c'è veramente una scelta infinita. L'unica cosa è che si mangia accanto a sconosciuti e la pulizia non è delle migliori. A me personalmente non me ne frega, c'è tantissima scelta, è molto economico e penso sia un'esperienza davvero da fare. Decisamente molto stanca e sudata, ho raggiunto l'ultimo quartiere che mi manca da visitare qui in centro città, che è Little India. Sembra di essere improvvisamente stati catapultati in un altro paese. Non sono neanche le 4 del pomeriggio e io sono già tornata all'aeroporto di Singapore. Ma perché questa è proprio l'ultima cosa che voglio vedere prima di ripartire. Infatti dovete sapere che l'aeroporto di Singapore è uno, come dicevo, dei più organizzati, ma soprattutto dei più fighi probabilmente al mondo. E al suo interno infatti ha tantissime opere d'arte, fontane, giardini, c'è addirittura un giardino delle farfalle. E quindi voglio prendermi queste ore super con calma per visitare tutto quello che c'è qui dentro. Spero di riuscirci perché le cose sono distribuite un po' tra i diversi terminal, ma ci proverò. È decisamente l'opera più emozionante che io abbia mai visto dal vivo. Ragazzi, ho trovato un posto che per $19, cioè circa €15, mi fa fare una doccia nell'aeroporto, cioè sono la persona più felice del mondo. C'è shampoo, balsamo, acqua calda, perfetto. Mi hanno dato anche un asciugamano, c'è il fono, cosa chiedere di più? Ragazzi, vi giuro, mi sento rinata e tra l'altro in questo posto, oltre ad esserci la doccia, c'è anche la piscina per chi volesse e la palestra, quindi per chi ha più ore e sta in aeroporto per tanto tempo può approfittare anche di questi servizi. Si conclude così questo interminabile e super intenso scalo a Singapore e niente, adesso mi accingo a raggiungere il prossimo gate da cui prenderò l'ennesimo volo di 10 ore. No, in realtà queste sono 8. Bella scoperta e ci si vede ufficialmente in Australia.